Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, bentornati in un nuovo video. Siamo a sabato mattina, sono le 9, io sono già pronta, tranne, lo sapete, vero? Che la parte di sotto è quella che io mi lascio. Allora, stamattina sono andata a farmi qualche ondina qui nei miei capelli, ma non essendo brava, mi è venuta un po' così, però è lo stesso. Ieri sera sono venuta a casa, mi sono fatta la doccia e stamattina gli ho voluto dare un po' di movimento, ma essendo una frana, è venuta così. Però vabbè, giusto per. Allora, io sono pronta perché devo andare, come vedete, a lavare il mio piumino. L'ho tolto stamattina, sono andata a cambiare le lenzuola perché durante la notte avevamo proprio caldo, io e mio marito sudavamo e ho detto, ascolta, stamattina lo tolgo, metto la trapuntina, eventualmente se abbiamo freddo anche una coperta un po' più pesante gliela vado a mettere sopra. Quindi stamattina vado, lo lavo e poi lo stendo fuori perché comunque anche oggi è andata una giornata bella, calda, con temperature molto calde. Da me per fortuna nel terrazzo inizia a battere il sole nel primo pomeriggio e quindi andrà ad asciugarsi sicuramente. Lì c'è il mio patatino. Io vi porto con me in questa giornata. In più devo andare a fare il regalo per la mia mamma perché domani è il compleanno della mia mamma, domenica 28, ne fa 81. Quindi inizia a essere un'età abbastanza importante. Voglio andarle a prendere. Allora, la mia mamma raramente va dal parrucchiere, però ultimamente mi ha detto: guarda, dovrei andare al parrucchiere perché mi devo tagliare i capelli. Lei, non so se ve l'ho detto, ha avuto la schiena a quattro interventi, ha all'interno una cosa abbastanza pesante che gli hanno dovuto mettere, viti abbastanza, quindi non sto a dirvelo, quindi ogni tanto ci vado io a lavargli i capelli, ma adesso è proprio urgenza di andare dal parrucchiere a tagliarseli perché sono molto lunghi e quindi ho deciso di andare dal parrucchiere, fargli un buono e niente, quando ne ha voglia, quando se la sente, andrà dal parrucchiere avrà il taglio gratis, taglio e piega gratis, quindi cerco di farle risparmiare un po' di soldini e in più sicuramente gli andrò a prendere una crema che lei prende da Tigotà per il viso, perché lei si mette questa crema della L'Oreal e quindi le prendo anche questa. Non voglio sentire cavolate del tipo: ah, ma tu dici che non vado al parrucchiere, poi la tua mamma, mia mamma ha bisogno di andare dal parrucchiere, ha 81 anni, non ce la fa da sola, è mesi, mesi, mesi che non vado al parrucchiere, quindi per favore risparmiatevi dei commenti, perdite di tempo a cui non voglio neanche rispondere. Aperta e chiusa parentesi perché ormai inizio a conoscere anche i miei polli. Niente, vado perché sono già le 9:15. Mio marito questa mattina è andato al lavoro perché ha un sacco di lavoro, quindi voglio andare a fare questi giri anche perché a mezzogiorno torno a casa e voglio fargli trovare un piatto di pappa pronta, calda. A dopo, ragazzi. Mi sono legati i capelli perché non riuscivo a vederli, intanto qui chiudo. Volevo farvi vedere che stamattina sono andata a utilizzare questo fondotinta che vi dirò che mi piace tanto, della Rila Steel. È un po' scuro, Rila Steel, il numero 40, che mi è stato dato ieri dalla farmacia. No, scusate, no, ieri, l'altro ieri, penso di avervelo detto in un video che dovevo passare dalla farmacia. Me ne andati due tra campioncini e vi dirò che mi piace parecchio. Ovvio non lo compro perché comunque sto terminando quello lì della Kiko e ne ho un altro che vi ho fatto vedere in uno degli haul. Però vi dico che non si sente, nutre bene la pelle perché io ho una pelle secca e mi piace, lo tengo in considerazione magari per quest'altro anno. Niente, mi preparo ed esco. Sono qui nella lavanderia self-service, sono sola, non c'è nessuno. E sono passata dal mio parrucchiere, adesso me la tolgo un attimo, dal mio parrucchiere, sono entrata dentro, non mi ha neanche riconosciuta. Ho detto Sabri! E allora niente, ho fatto il buono alla mia mamma, me l'ha dato qui in una bustina e così domani glielo do. Gli ho detto, guarda, perché si chiama Lucio, gli ho detto, Lucio, io non ti ho tradito, come vedi, fa, ma no, lo so, non ti preoccupare, ti seguo su Instagram, quindi comunque è qui dentro. Gli ho
ti seguo su Instagram, ho detto guarda Lucio, io verrò più avanti, adesso magari aspetto quest'estate perché vorrei schiarirmi i capelli, ma farmeli come quando si è d'estate, cioè quando io vado al mare o comunque d'estate mi tendono a schiarirsi. Gliel'ho fatti vedere un po' alla luce, gli ho detto sì, mi raccomando, continua a farti la tinta solo qui perché lui mi segue. E perché a me ragazzi le mesh, quelle che si vedono su di me, non mi piacciono. A me piacciono le cose molto semplici, quindi qualcosa che si vede e non si vede, ma per darmi un po' di luce soprattutto nel periodo estivo. E niente, ho rimasto 16 minuti e poi me lo porto a casa, così lo stendo fuori in macchina con la cesta azzurra, così lo metto all'interno. E poi niente, vado a casa perché i miei giri li ho già finiti, oggi pomeriggio andremo a fare la spesa e niente, noi ci aggiorniamo dopo, mi sento legata. Grazie, sono tornata a casa, allora alla fine l'ho fatto anche asciugare, mezz'ora si è asciugato subito perché ho detto vado a casa, ho gli stendini fuori che sono pieni di cose che devo ritirare, ho fatto una lavatrice che appena finito la devo stendere e ne faccio un'altra così la stendo, ho detto almeno non ho uno stendino che è, no, cioè che mi prende il piumone, che è occupato con questo piumino qui. Allora mi si è asciugato in mezz'ora, cioè l'ho messo dentro l'asciugatrice, in tutto ragazzi ho speso 12 euro, 7,50 euro per lavarlo e 4,50 euro per asciugarlo. Allora, prima che magari mi scrivete come fai Sabrina, non ti fa schifo? No ragazzi, perché io da una vita che vado sempre solo a lavare i piumoni e mi fido solo di quella lavanderia lì. Perché? Perché tra un lavaggio e un altro... viene fatta una piccola sterilizzazione, la vedete perché è un breve lavaggio con delle cose all'interno che sterilizzano lo blò, quindi io sono sempre andata tranquilla, a parte il profumo che ha che è pazzesco, se lo vendessero questo detersivo le avrei fatto la scorta. Intanto ragazzi che sono qui, a parte che è venuto benissimo perché aveva delle macchie, delle macchie di sangue, perché l'altra sera mio marito gli era uscito il sangue e si era fatta una piccola macchiolina, avevo provato a smacchiarla ma non era venuta via ed è venuto bene. Allora intanto che sono qui vi dico anche il modello, perché in tantissimi mi avete chiesto in uno degli ultimi video che modello era il mio piumino. Allora il modello adesso ve lo faccio vedere, eccolo qui ragazzi, il modello è questo qui, Grusbland Ikea, questo qui, non so se ci sono anche le misure, questa è l'etichetta, adesso io senza occhiali non vedo nulla, però il modello è appunto questo qui. Io mi trovo molto bene perché sapete io sono abbastanza freddolosa e questo tiene molto caldo e mi trovo veramente bene, quindi anche con quello sono a posto. Adesso lo vado a mettere dentro al sacchetto che ho per il piumone, lo metto sotto al letto così con il piumone sono a posto, questo qui non mi entra né nella mia lavatrice né nella mia asciugatrice, quello che ho su adesso mi uccido da sola, invece va sia nella mia asciugatrice e anche nella mia lavatrice, però generalmente quando lo lavo lo stendo fuori. Allora devo appunto togliere i panni che sono fuori e vado a stendere la mia lavatrice, quindi degli scuri, la vuoi stendere tu? La vuoi stendere tu? Amore mio? E vado a mettere quella dei chiari. Per pranzo ho deciso di fare la vellutata di zucca e carote perché ieri sera siamo tornate a casa tardissimo e ho fatto la pizza surgelata e quindi oggi cerco di stare un po' più leggera. Se chiedete di questa giacca, perché su Instagram siete diventate matte, ragazze, non lo so di che brand sia, forse è scritto qui, ma credo che sia una giacca che ho preso anni fa, questa credo che sia la seconda o terza volta che la indosso, l'ho già piegata tutta, ed è vecchissima, adesso magari dopo me la tolgo, guardo il brand, cioè, io, cosa vuoi brand? Io acquisto, non so, o dai cinesi, o da Pinocchio, o da Zuiki, io brand... Ragazzi, non acquisto neanche da Zara, ma non perché non si è, ma perché io non sono brava a trovare da Zara qualcosa che mi stia bene. Non riesco mai a trovare niente che mi stia bene. Vedo tutte che comprano da Zara da cose carine, vado io, non trovo mai nulla, o le indosso e su di me non stanno bene.
Quindi un brandino, non è un brandone. Niente ragazzi, adesso io mi do una smossina perché è già le 11, sono già le 11 e un quarto e noi ci vediamo dopo. Tanto so che me lo chiederete di questo qui. Allora, questo io l'ho preso parecchio tempo fa, qualche mesetto fa alla Lidl. Non si trova sempre, io ne avevo fatto una grande scorta, infatti ho questo che l'ho iniziato ieri e ne ho un altro. Lo utilizzo con calma perché io lo amo. Comunque è secondo me lo stesso che ho utilizzato tempo fa, mi aveva fatto conoscere mia cognata, lo vendono da Tigotà, non mi viene in mente il nome. Se oggi ci vado magari lo trovo, lo prendo perché mi piace tantissimo, costa abbastanza, sui 7-8 euro l'altro di Tigotà, questo Tigotà, questo qui Joy, uccide Ken, questo qui invece l'avevo trovato a 2-3 euro, però vi ripeto non c'è spesso. Se mi capiterà di nuovo di trovarlo alla Lidl, me ne faccio una scorta, ragazze, perché l'odore, il profumo rimane, persiste tantissimo, e deve piacere perché è abbastanza forte, però è favoloso. Niente, adesso io vado a piegare i panni che erano stesi fuori, che sono in camera da letto perché sono già le 11.30, però nel frattempo vado a mettere su la vellutata di zucca. Adesso vi faccio vedere qual è. Allora, la vellutata di zucca che stiamo utilizzando è questa qui del Conad, vellutata di zucca e carote. Lo so anch'io che l'ideale sarebbe farla, ma a parte che la zucca adesso non è di stagione e poi ultimamente sono molto molto impegnata. Vedete, è fatta così a pezzettini, io la verso nella pentola. Questo set di pentole, anche questo me lo chiedete spesso, l'avevo preso da Casanova qualche mese fa, comunque c'è anche il video e mi trovo benissimo. Adesso lo faccio con questo e non con il cucheo perché ho bisogno di fare una cosa veloce. Poi cosa faccio? Gli vado ad aggiungere sempre un po' di acqua, soprattutto quando ho fretta, in modo che i cubettini si vadano a sciogliere prima. Quindi accendo e poi vado a metterci il coperchio. E Joy mi ha preso un pezzettino di carta, questo modello. Avete visto prima come correva fuori? A lui piace tantissimo andare fuori. Infatti non vedo l'ora di portarlo a fare una... Opa, una bella passeggiata! Una bella passeggiata. Allora ragazzi, intanto che finisce di cuocersi la vellutata, volevo anche dirvi grazie. Io continuo a dirvi grazie, ma io quando ricevo affetto non posso che dire che ringraziarvi, perché comunque è l'unico modo che ho
per appunto dirvi grazie. Il video dove vi raccontavo quello che mio marito aveva detto a riguardo della piastra, quando io ero un po' titubante nell'acquistarlo o meno e lui invece mi ha proprio spinto a prenderla, e vi dirò che mi trovo molto bene con questa piastra. E molti di voi mi hanno detto: Sabri, com'è tenero tuo marito, è dolcissimo. Sì, è veramente dolce quando vuole, è dolce, però sa anche essere forte. Come ad esempio l'altro giorno, quando stavo pulendo il bagno, vi ho detto che ho fatto una pulizia abbastanza profonda del bagno e ho detto: amore, guarda, un giorno dovremo cambiare il box doccia. Quello se ne è reso conto anche lui. Ho detto: però mi piacerebbe anche spostare l'apertura della porta verso l'ingresso, in modo da poterci mettere un bel mobiletto, magari rompere le mattonelle. Mi fa: scusa, one moment, please. Non ti allargare. Perché in effetti lui non è una persona, ma anch'io, solo che il bagno mi è un po' rimasto qui. Un po' dalla fretta, un po' da tante cose, secondo me non l'abbiamo studiato bene. E lui non è un tipo di uomo che magari tutto ciò che la donna gli dice di fare, lui lo fa, sta zitto e lo fa. È un uomo che comunque insieme a me prende delle decisioni, cioè anche il fatto che magari io volessi fare da cima a fondo il bagno, lui mi direbbe: un attimino, discutiamone insieme, anche perché la casa, noi siamo qui da 4 anni, però comunque è una casa fatta, che è stata fatta nel 2008, quindi ha già parecchi anni. E quindi magari uno, se volesse un attimino sistemare alcune stanze, magari potrebbe farlo, però io credo che ci voglia anche un attimino di coscienza, come anche lui, e valutare quando è meglio o no fare dei cambiamenti. Magari in questo caso cercare di sfruttare il bagno in un altro modo, sicuramente lo faremo in un futuro, quando, come vi ripetevo tempo fa, Ken, spero fra 50 anni non ci sarà più, toglierò la lettiera e magari mi allargherò, ma vi ripeto, spero di non farlo mai, perché vuol dire che sarà una parte della mia vita che non ci sarà più, quindi io spero mai, però purtroppo a 16 anni e mi devo mettere anche questa in testa, anche se io ho una testa che queste cose qui non le accetta. E quindi è una persona sì molto dolce, ma però sa anche prendere in pugno alcune situazioni che credo sia giusto in famiglia ci siano. Quindi comunque vi ringrazio, non so se avete capito il mio discorso. Io vado a preparare la tavola e niente, così aspetto mio marito, mangiamo, andrò sicuramente a spezzettargli all'interno delle fette biscottate, perché non ho i crostini, delle fette biscottate, e così facciamo, non pranziamo stasera, non lo so, anche perché tanto dopo andremo a fare la spesa, sicuramente prenderemo qualcosa anche per stasera. Ragazzi, mi stavo dimenticando di farvi vedere il portacapsule che mi è arrivato l'altro giorno. Mamma mia, che capello! Vi lascio il link qui sotto, perché l'ho fatto vedere su Instagram e tantissime mi hanno chiesto il link perché lo volevano acquistare anche loro. Allora, adesso ve lo faccio vedere. Non è il massimo, io pensavo che fosse un po' più carino esteticamente, ma mi va bene così, perché a me, come vi ho ripetuto in uno degli ultimi video, non mi piacciono cose molto grandi nella mia cucina. Sto cercando di cambiare, noto che sto cambiando un po' di stile, nel senso, tanto dice la traversa, di stile per quanto riguarda la mia cucina, e quindi mi piace perché comunque è abbastanza elegante come piace a me. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui, ragazze, vedete, ha il cassettino scorrevole. Per fortuna e finalmente ci ho potuto metterci dentro le capsule. Ce ne stanno solo 20, ragazze, perché comunque queste capsule della De'Longhi sono veramente grandi e non volevo acquistare una cosa molto molto lunga e molto alta, perché non mi piace nella mia cucina, ragazze, non mi piace, ed è questo qui.
Vedete, comunque vi lascio il link qui sotto. Per quanto riguarda, ragazzi, il cassettone della Lidl, quello che c'è in offerta questa settimana, che va dal 1 al 7 o l'8 di marzo, allora sono andata a vedere un po' alcuni video di alcune youtuber che lo avevano acquistato in passato e sinceramente non riesco a prenderlo perché è molto bello, per carità, però è molto molto ingombrante. Infatti alcune che lo hanno acquistato hanno proprio consigliato di valutare bene la spesa perché è abbastanza ingombrante. Quindi dove volevo metterlo io non ci sta bene, non mi piace. Ho provato a prendere le misure e a posizionarlo, far finta di posizionarlo in alcuni ambienti e sinceramente non lo acquisterò perché è molto grande e mi occupa tanto spazio, però è molto molto bello anche come porta tè, come porta capsule o cialde, è veramente bello, quindi io ve lo consiglio. Perché ci sono state tantissime persone che l'hanno preso e si sono trovate bene, ma per quanto riguarda me, nei miei ambienti non lo acquisterò. Ragazzi, allora io adesso finisco di preparare la tavola, riempio i piatti perché mio marito mi ha mandato un messaggio che sta arrivando. Cos'ho? Io sto già iniziando ad editare il video perché io faccio tutto con il telefono e faccio nel giro di qualche minuto, infatti io mi trovo benissimo perché riesco ad editarlo in pochissimo tempo, cosa che con il computer avevo provato ma mi richiede tanto tempo, scusate la mia ripetizione, e quindi lo sto già montando e ho notato che eravamo già a 27 minuti, ho detto basta, quindi io vi saluto. Vi mando sempre il mio solito bacione che spero che vi arrivi proprio qui nel cuore e se vi va, sempre solo se vi va, ci vediamo al prossimo video. Spero di non avervi annoiato perché comunque è un video tranquillissimo, ma è una piccola, è una mattina che abbiamo passato insieme io e voi, quindi vi auguro un buon sabato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche mie!